Il messaggio è quello che ci dobbiamo vaccinare tutti. Noi come Federazione degli Ordini Campani abbiamo chiesto al governatore di dare una certa omogeneità per quanto riguarda la campagna vaccinale, perché non riteniamo possibile che in una provincia si faccia in un modo, in un'altra provincia in un altro modo. Insomma, devo dire la verità, nella nostra provincia si stanno seguendo tutte le regole, tutto viene fatto secondo quelle che sono le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, quindi da questo punto di vista è veramente una buona campagna vaccinale quella che si sta facendo da noi con l'apertura di nuovi hub. Voglio sottolineare una cosa che è molto bella, che il dottore Volpi ha deciso, ha avuto una genialità, quella di mettere in 3 hub vaccinali anche strutture per lo screening oncologico. È un segno di ripartenza questo, secondo me, è un segno che stiamo per superare questa fase e quindi ci prepariamo già alla fase successiva. Approfitto come sempre per fare il solito invito a tutti quanti. Allora, vacciniamoci tutti, rispettiamo le regole, però non consideriamo che tutto sia finito. Anche l'anno scorso abbiamo avuto questa illusione e la situazione in Campania era nettamente meglio di come è ora. Anche oggi purtroppo dobbiamo lamentare la perdita di un cittadino della provincia di Benevento, un 61enne che è deceduto al rummo, quindi dobbiamo ancora mantenere alta l'attenzione, dobbiamo rispettare le regole e io credo che se continuiamo a rispettare le regole come stiamo facendo e continuiamo nella campagna vaccinale rispettando ognuno la propria fase di vaccinazione, arriveremo, io spero, prima della vera estate, cioè prima, entro la fine di giugno, la prima metà di luglio, a poter avere una vita tra virgolette normale. Però dobbiamo stare molto attenti a non fare errori. Questa è una fase in cui ogni errore può essere fatale. In Inghilterra, per esempio, dove sembrava che tutto fosse scomparso, la variante indiana sta avendo un'impennata, quindi bisogna stare molto attenti. Abbinare le due cose, vaccinazione e rispetto dei distanziamenti e delle norme di convivenza sociale.